Lino Guanciale, un figlio della Marsica, la situazione del teatro oggi in Italia sta rivalutandosi? Sì, perché la molto discussa riforma che è andata in vigore per poi essere sospesa, per poi in realtà finire per tornare in vigore, spero a breve, perché sono tra quelli che credo sia una buona riforma tutto sommato, costringe a una maggiore economia delle risorse statali, regionali, amministrative in genere, sia gli enti proprietari dei teatri, sia le strutture, che siano teatri nazionali, di interesse pubblico o regionale, demandate a gestirli. E la riforma costringe a utilizzare molto le risorse territoriali dei teatri da un punto di vista culturale e professionale. Il fatto che sia tramontata l'epoca degli scambi tra i teatri stabili e delle grandi tournée è una cosa che a me non provoca nessuna nostalgia, se significa che poi i teatri debbono organizzarsi con scuole ed ensemble nutriti di attori per lavorare più sulla produzione interna e sul repertorio, come si fa in paesi teatralmente molto evoluti da un punto di vista organizzativo da secoli, si può dire, come la Germania o la Francia. Visto che si è parlato per anni, dalla fondazione del piccolo con Strehler Grassi in poi, della necessità anche per noi italiani di andare in quella direzione, questa riforma costituisce un'opportunità. Un'opportunità che a suo modo il Teatro dei Marsi, non dico ambendo a diventare teatro nazionale, per carità, ma ambendo sì a un riconoscimento all'interno delle varie classi di dicitura e finanziamento, ha il dovere morale di concorrere, non fosse altro che perché, veramente lo dicono i fatti, è un impianto fra i più importanti del centro Italia, e quindi ha sia il dovere da parte della cittadinanza e di chi la ministra, o è chiamato a dare la sua parte in consulenza, di fare il possibile per usarlo all'altezza dei mezzi. Si dice il teatro non paga, e non paga se Lino Guanciale oggi è un nome a livello nazionale, però grazie alle fiction. Beh sì, la scelta di fare televisione è stata una scelta strategica da parte mia, una scelta che ha pagato molto, perché lo spazio di cui godo adesso è uno spazio importante e che ho sempre cercato di reinvestire a ricaduta per il lavoro teatrale che facevo. Il piano è riuscito, nel senso che gli spettacoli a cui partecipo, sia della mia compagnia che con altre strutture, sono spettacoli a cui la gente va volentieri, insomma, da spettatore, partecipa volentieri, però non mi fa dimenticare che in realtà il pubblico teatrale non si costruisce con i nomi, il pubblico teatrale si costruisce con buone pratiche di formazione del pubblico. Io questo lo faccio qua da 12 anni, da quando non ero un nome televisivo e non mi cercava nessuno per fare spettacoli in virtù della, diciamo così, potenza del nome, e credo che quella sia la strada nel lungo termine. Credo anche che il Teatro dei Marsi, nel suo piccolo fra virgolette, che non è un piccolo così piccolo, debba fare molto in quella direzione, in questo tesaurizzando ed integrando l'esperienza nel campo formativo giovanile che le associazioni culturali e teatrali avezzanesi da decenni portano avanti.